Ciao a tutti, oggi vediamo cosa ho fatto con questi cuoricini di legno di cedro. Li ho trovati già fatti, quindi è stato sufficiente dare una lisciata con una carta vetrata fine. Ha uno spessore abbastanza elevato, ho fatto un foro centrale e con lo schemino i numeri per farne un orologio. Poi con lo stencil ho fatto delle decorazioni tutto intorno al quadrante dell'orologio. Se qualcuno come me ha delle difficoltà di vista, vi faccio vedere cosa utilizzo io. È una sorta di visiera che va a sostituire occhiali. Ci sono in dotazione varie lenti con ingrandimenti diversi. Io uso una lente da due ingrandimenti, che è la via di mezzo. Si applica semplicemente su questa struttura e mi aiuta a vedere i particolari senza l'utilizzo di occhiali. È molto leggera e la trovo molto comoda, volendo anche la luce, ma io non la uso quasi mai. Accendo il mio Bren Peter Junior e con una punta piatta vado ad iniziare la mia pirografia. Con questo tipo di legno occorre una temperatura abbastanza elevata. Ci sono inoltre delle venature piuttosto marcate, si vede, piuttosto evidenti, e quindi sulla venatura, quando mi capita di dover proprio lavorare sulla venatura, devo insistere un pochino di più. Ho accelerato il video per non renderlo troppo noioso e, come si può vedere, sono partita con i numeri. Ho scelto di fare solo i quattro numeri cardinali e i pallini al posto delle altre ore, perché mi sembrava che per queste dimensioni piuttosto ridotte dell'orologio fare tutti i numeri sarebbe stato un po' troppo pieno. Ecco qui che la parte relativa ai numeri dell'orologio è stata fatta. Come vediamo, avevo prima fatto un foro centrale del diametro di 10 mm per far passare il perno dell'orologio. Poi inizio la decorazione vera e propria, sempre con punta piatta, cercando di fare qualche sfumatura, ma il disegno è molto semplice, quindi vediamo che richiede solo un po' di tempo, perché, come ben sappiamo, in pirografia bisogna andare molto molto piano. Io ho accelerato poi il video per non renderlo noioso, però è proprio necessario andare molto molto piano, quindi ci vuole tempo e pazienza.
Ecco qui che è quasi terminato. A questo punto occorre semplicemente montare il meccanismo dell'orologio. Io, come ho detto prima, avevo fatto un foro centrale del diametro di 10 mm. Devo trovare un meccanismo piuttosto alto, con un perno piuttosto alto, perché è alto lo spessore del legno. Quindi monterò questo meccanismo che ha una parte filettata da 17 mm, proprio per permettermi di uscire dalla parte davanti e completare il montaggio dell'orologio. Occorre semplicemente inserire una batteria da 1,5 volt e l'orologio è pronto. Spero che vi sia piaciuto. Se vi servono orologi, accessori, lancette di ogni tipo o pirografi, naturalmente tutto sul sito elettronicadidattica.com. Continuate a seguirci. Ciao a tutti, a presto!